Fonte di orgoglio norvegese, ancor prima che risorsa turistica, i fiordi sono un ambiente irripetibile, unico, una specie di simbolo nazionale che penetra nell'animo anche del viaggiatore più scettico. È la più grande attrazione turistica scandinava. Originati dai ghiacci che hanno eroso le montagne, lasciandovi penetrare il mare, i fiordi sono tra le più imponenti formazioni naturali della Terra. Il Sognefjord è il fiordo più profondo e più lungo del mondo. 200 chilometri di rami, ognuno con un nome, che meritano tutti di essere esplorati. L'incontro sotto le montagne con le grandi navi da crociera è una sensazione del tutto particolare. In fondo c'è il piccolo approdo di Flåm. Da questo villaggio servito dalla ferrovia, in treno si raggiunge Myrdal e poi Bergen. Il treno della Flåmsbana impiega circa un'ora per percorrere il tratto di 20 km che unisce il fiordo alla stazione di alta montagna di Myrdal. Questa è la linea ferroviaria più ripida d'Europa e dal verde e tranquillo Aurlandsfjorden si arrampica per salite ripide, curve strette e attraversa gli immensi paesaggi naturali delle montagne norvegesi. Non ci si riesce a staccare dal finestrino per vedere i torrenti che scorrono attraverso stretti crepacci o le cascate che cadono a picco dai lati delle montagne. Il treno effettua una fermata per permettere di avere un incontro ravvicinato con la maestosa Kjosfossen. Qui riecheggia una tradizione norvegese, la Hulder, la donna dei troll, che si nasconde dietro le cascate sfregando gli uomini con il suo canto. Ormai la Flåmsbana è salita dal livello del mare a 866 metri per fermarsi a Myrdal. Ancora panorami che non possono lasciare indifferenti lungo il tragitto verso Bergen, porta d'accesso ai fiordi nella regione di Hordaland. Seconda città della Norvegia, in ordine di grandezza, sorge su una penisola circondata da 7 montagne e 7 fiordi. Anche se si tratta di una città non piccolissima, Bergen ha un ritmo di vita piacevolmente tranquillo. È una delle città in legno più grandi d'Europa ed è sopravvissuta ai numerosi incendi che si sono susseguiti nei secoli. Le case dai colori pastello, con tetto spiovente, sono le testimoni dello sforzo di conservare la particolare architettura tradizionale. Come città universitaria è uno dei centri culturali più importanti dei paesi scandinavi e molti degli studenti arrotondano per le proprie spese di mantenimento con i soliti concerti on the road. I giovani arrivano da tutta Europa per poter lavorare, soprattutto nei mesi estivi, al mercato del pesce della Torget, la piazza sul lungomare. Tra i banconi dove si vende il pesce fresco, i giovani venditori saranno felici di prepararvi a prezzi davvero convenienti delle delizie di mare che potrete mangiare anche sul posto. Certo, non sempre il tempo aiuta, ma i Bergensers non ci fanno caso.
antichi sostengono che qualche goccia di pioggia non può interrompere la vita. L'antico quartiere in legno di Bregen è diventato il simbolo della città. Nel XII e XIII secolo, Bergen era il centro più grande della Scandinavia e prima capitale norvegese. Tale era la sua importanza allora che la Lega Anseatica, la più potente associazione mercantile tedesca, installò qui nel 1360 una delle sue basi. Oggi le case anseatiche di Bregen sono ancora in piedi, immutate nel tempo. Un monumento nazionale di 58 edifici inserito nella prestigiosa lista dei beni dell'UNESCO. La Flyenbanen è una funicolare che dal centro porta sul monte Flyen, dove si ha la miglior vista panoramica della città. Molto frequentata dai turisti, la grande terrazza offre punti di vista particolari. Volendo, si può decidere di rientrare a piedi per uno dei tanti sentieri. Su una lussureggiante penisola presso il lago Nurosvannet occupa una posizione assolutamente splendida questa casa. Che il compositore norvegese Edvard Grieg si trasferì con la moglie Nina nel 1885. Le note del Peer Gynt, la sua opera più famosa, risuonano tra gli oggetti e le pareti della casa. E ascoltando questa musica non si può non riandare con la mente ai paesaggi di questa terra.